Antonino Migliuolo premiato sabato sera per il secondo posto nel campionato europeo nella categoria 1 e anche per un primo posto, dopo spieghiamo bene qual è. È una bella soddisfazione essere premiato in quella che ormai è la tua città adottiva. Ormai sono passati ormai dal 2000 che sono qui, quindi direi che quasi la metà della mia vita l'ho passata in Trentino, più che adottiva è proprio la mia città. Non parlo trentino, cerco di parlare italiano il più possibile, sono di origini campane di Sorrento, quindi sono orgoglioso di essere un campano e orgoglioso di vivere nella città che è stata premiata in questi giorni come la più vivibile d'Italia. E quindi mia figlia che è nata qua, trentina a tutti gli effetti, le auguro di vivere sempre qui, una regione meravigliosa. Detto questo, sì, sono felicissimo, dopo tanti anni, 9 anni che l'europeo non veniva premiato a Trento, è stato premiato giustamente nella nazione fra le più importanti che abbiamo in Europa, perché l'Italia è una nazione importante, ma dove c'è la gara più importante d'Europa, quindi bellissimo essere premiati in casa con i parenti che ti guardavano e ovviamente le istituzioni c'erano tutte, manca forse un po' di cognizione di conoscere bene tutti i piloti trentini che corrono, perché giustamente c'è molta visibilità per le due teste di serie più forti, Merle e Fagioli, che corrono con i prototipi, però vi assicuro che anche le macchinine come la mia e come qualcun'altra anche molto più bravi di me andrebbero, insomma, bisognerebbe dargli quel minimo di visibilità anche a loro. E comunque sabato visibilità l'hai avuta, allora spieghiamo anche qual è il trofeo che hai vinto, perché è vero che sei arrivato secondo nella categoria 1, ma c'è anche una Coppa Azzurra. Sì, secondo nella categoria 1 e sono contentissimo, è vero che mi sarebbe piaciuto vincere la categoria 1 in Europa, che in italiano mi sembra che non ci sia mai stato, o comunque non è da pochi anni. E purtroppo il regolamento prevedeva che io, anche avendo battuto Voyager, che ha vinto il campionato d'Europa, io l'ho battuto sempre, non si è mai neanche avvicinato ai nostri tempi pur avendo una gruppo A, però la sfida non era mia contro di lui direttamente, ma indirettamente con i punti, quindi sfidando tante autovetture in giro per l'Europa può succedere qualche gara che ha un inconveniente e perdi punti, mentre lui era da solo contro delle macchine con 150 cavalli in meno, quindi era matematicamente che doveva vincere così. Infatti dall'anno prossimo cambieranno i regolamenti e molto probabilmente ci sarà un modo diverso. Sì, detta questa, io comunque, come lo si vede da qui, c'è scritto winner, produzioni, le macchine di produzione, ho vinto il trofeo della FIA, che è il primo gruppo non vincente della categoria, significa che ho vinto nel mio caso il gruppo N. Io dico vittoria del gruppo N europeo perché è un modo per far capire alle persone che cos'è il gruppo N, poi si chiama trofeo del FIA, ma comunque per me vale tanto perché ho sfidato veri campioni in giro per tutta Europa ed è stato bellissimo. Ormai è un feeling particolare con la macchina, guidi da tanti anni, ti è venuta voglia di cambiare oppure continuerai ancora con la tua Mitsu? La Mitsubishi è il sogno di una vita, dietro c'è anche la foto del mio maestro, il Peter Fruganti, che voi della Scuderia Trentina conoscete tanto, e il disegno che mi ha fatto, quindi è un sogno. Abbiamo iniziato con i Peugeottini quando ero un po' più giovane, sono salito sulla Mitsubishi, che è una macchina per me meravigliosa, una vera macchina che puoi fare rally, che puoi far salita. Ovviamente è ovvio che i prototipi sono delle cose un po' diverse per provare a fare le assolute, però devo trovare prima un bel budget per poterlo fare, poi non sono più un giovanotto, ma ho 42 anni, quindi non sarà facile. Credo di poter continuare a correre la Mitsubishi sperando che ci siano sempre più avversari da competere. Vedremo nell'europeo cosa cambia dei regolamenti e se non cambia tantissimo correremo ancora con la Mitsubishi. Quindi si guarda già al 2020, qualche modifica tecnica in programma? Fra una settimana usciranno i regolamenti e vedremo cosa si può fare e cosa no. Più o meno i regolamenti dicono che diventerebbe libero tutto il campionato. Libero significa investire dai 50 ai 100 mila euro su un'autovettura da corsa, che io in questo momento non posso permettermi. Quindi se non è quello, oppure se i regolamenti un minimo danno di spiraglio, facciamo l'europeo, se no correremo in Italia o alle gare internazionali che ci piacciono. L'importante è divertirsi in questo sport. Ovviamente solo con le proprie forze è difficile affrontare campionati di questo tipo. Per me è impossibile, io faccio il professionista, faccio gestioni finanziarie, però ovviamente come tutte le famiglie abbiamo impegni di mutui, di famiglia, quindi è un po' da stolti mettere la propria disponibilità in questo mondo. Si parla di cifre abbastanza alte, anche risparmiando come faccio io che faccio tutto da solo, e quindi c'è bisogno degli sponsor, che io mi sento
non in dovere, ma proprio con piacere di ringraziare tutti. Non li nomino tutti perché sono tanti piccoli, non ho un main sponsor gigante, tanti piccoli, ma loro lo sanno e verranno ringraziati uno a uno e vedranno le foto sui giornali. Quindi li ringrazio tanto, e anche tutti quegli amici che mi hanno guidato il camion, che mi sono venuti dietro, non, neanche li faccio nomi, perché tutte le officine, tutti i preparatori, loro lo sanno che mi hanno dato una mano, va il mio rispetto e la mia stima, e sperando che mi diano una mano anche l'anno prossimo. Ci rivedremo e speriamo di fare belle cose anche l'anno prossimo. Grazie a te che mi dai questa opportunità.